Capitolo 16. L'alba. Questo è... Diego, dov'è... Non è il posto in cui ci siamo incontrati, Diego. Sembra quella spiaggia. Quindi significa... È possibile? Sì, lo è! Siamo nel passato! Siamo di nuovo nel nostro tempo! Sì, ce l'abbiamo fatta, Diego! Ehi, Grovyle! Guardati attorno! Siamo tornati a casa! Siamo di nuovo nel nostro tempo! Allora, ce l'abbiamo fatta? Siamo tornati? Siamo di nuovo nel passato? Già! Questo è il tempo in cui ho conosciuto Diego! Vediamo. Era qui vicino. Ho trovato Diego qui, in stato di confusione. Quindi è andata così. Io mi sono ritrovato nella foresta orientale. E Diego qui. Così abbiamo raggiunto il tuo mondo, ma in due luoghi molto distanti tra loro. Eh sì, ci sono molte cose che non mi sono chiare. Come tutta questa storia dei viaggi nel tempo. Puoi spiegarcele, per favore? Questo non è il posto adatto per parlare. Andiamo alla gita di Wigglytuff e parliamone là. Prima di andare nel futuro vivevamo e ci allenavamo là. È il posto più adatto. Va bene, andiamo alla gita di Wigglytuff. Aspetta. Come mi accoglieranno la gilda? Del resto in questo mondo sono un fuorilegge ricercato. Se vengo alla vostra gilda non rimarranno tutti scioccati? Non credi che proveranno a catturarmi? Oh, ora che ci penso hai ragione. Come fare? Oh, mi è venuta un'idea. C'è un posto adatto, ma per arrivarci dobbiamo passare per Borgo Tesoro. Non dovrebbe essere un problema se attraversano di soppiatto. Facci strada. Va bene, da questa parte. C'è un messaggio dalla Federazione Squadra d'Esplorazione. L'episodio speciale arriva al Team Malia e ora è disponibile. E anche questo lo giocheremo nel dopostoria. Questa scogliera si chiama Promontorio Sharpedo. Promontorio Sharpedo? Già, penso l'abbiano chiamata così perché questa scogliera ha la forma di un Pokémon chiamato Sharpedo. A quanto vedo, mi sembra che non ci sia nulla di strano. E qui sotto. Prima di unirmi alla gilda vivevo qui. Forza, entrate. Capisco, è una specie di cavità naturale all'interno della scogliera. Phew, per fortuna nessuno ha toccato niente. Sembra che a nessuno interessi molto di questo posto. È meglio se restiamo qui per un po'. D'accordo. Ma Diego, non mi aspettavo che fossi davvero Diego. Grovyle, perché non ci racconti di più? Sì, Diego ed io... Beh, noi indagavamo insieme sulla paralisi del pianeta. Un Pokémon e un essere umano, in coppia? Sì, e Diego aveva, oppure ha, un'abilità unica. Facevamo affidamento su questa abilità per scoprire qualcosa sulle cause della paralisi del pianeta. Ha giocato una parte fondamentale. Quando dici abilità, intendi lo squarcio dimensionale, vero? Esattamente. Tuttavia, usufruire di questa abilità non è così semplice. Lo squarcio dimensionale richiede la presenza di un fidato compagno Pokémon. Senza un compagno, questa abilità non può essere utilizzata. Un fidato compagno. È per questo che lavoravamo insieme. Lo squarcio dimensionale si verifica in prossimità dei luoghi in cui sono nascosti gli ingranaggi del tempo. Dovevamo scoprire cos'erano gli ingranaggi del tempo nel passato. Per scoprirlo, avevamo bisogno dello squarcio dimensionale. Aspetta un secondo. Hai detto che lo squarcio dimensionale funziona solo con la presenza di un Pokémon compagno fidato. Ma lo squarcio dimensionale si è verificato poco dopo il nostro incontro. E quindi? Ciò dimostra che fra voi due si è creato un rapporto di fiducia fin dall'inizio. Oh, se la metti così... Voglio dire, è un po' imbarazzante.
In più, Diego ha perso la memoria. Conoscendoti, Chimchar ha avuto qualcuno su cui fare affidamento. Forse Diego ha acquisito fiducia in te molto velocemente per questo motivo. Ah, c'è un'altra cosa che non capisco. Lo squarcio dimensionale è sempre causato dagli ingranaggi del tempo? È così. Di conseguenza, lo squarcio dimensionale non si verifica in posti non connessi con gli ingranaggi del tempo. Davvero? Non mi pare che sia andata così. Ehi, Diego, ti ricordi quella volta con Drowsy e durante la nostra prima esplorazione? E anche altre volte. Siamo stati in luoghi che non avevano nulla a che fare con gli ingranaggi del tempo. Ma lo squarcio dimensionale si è verificato anche lì, vero? Davvero? Nel futuro non è mai successo. Lo squarcio dimensionale non si è mai verificato in posti che non avevano alcun legame con gli ingranaggi. Beh, se è così, non so perché qui funzioni in un altro modo. Forse è solo che le cose in questo tempo sono differenti. Forse la natura dello squarcio dimensionale nel passato è alterata. Quindi nel futuro lo squarcio dimensionale non si verifica in luoghi che non sono legati agli ingranaggi? Oh, questo spiega tutto. Forse è per questo che quella volta, quando eravamo nel futuro... Quando eravamo nel futuro non riuscivo a vedere nulla. Forse perché eravamo in un luogo che non era legato a nessun ingranaggio. Deve essere il motivo per cui lo squarcio dimensionale non ha funzionato. Forse ha ragione Grovyle quando dice che nel passato e nel futuro le cose funzionano in modo diverso. O abbastanza diverso da cambiare il funzionamento dello squarcio. Ad ogni modo, come stavo dicendo, innegavamo sulla paralisi del pianeta. Usavamo lo squarcio dimensionale. Grazie ad esso, identificavamo dal futuro i luoghi in cui gli ingranaggi del tempo erano posizionati nel presente. Dopo aver identificato i luoghi in cui nel passato erano posizionati gli ingranaggi, abbiamo attraversato il portale del tempo. Così siamo passati dal nostro mondo e futuro a questo mondo. Comunque sia. Mentre viaggiavamo attraverso il tempo abbiamo incontrato delle turbolenze. Così Diego ed io siamo stati separati. Per qualche ragione Diego ha perso la memoria e al risveglio era un Pokémon. Posso solo immaginare che tutto questo abbia a che fare con il nostro incidente durante il viaggio nel tempo. Io vengo dal futuro. E non solo, vengo con il compito di prevenire la paralisi del pianeta. Non so, è tutto così strano. In certo senso non mi sembra vero. Dunque Diego, forse non ricorderai nulla di tutto ciò, ma... Per me eri la persona più cara. Quando ci siamo separati ero molto preoccupato per te. Sono contento di vedere che stai bene. Il tuo aspetto può essere cambiato, hai anche perso la memoria, ma sei sempre tu. Questo non cambia il fatto che tengo molto a te. Oh Diego, sono molto contento di rivederti. Bene, dobbiamo decidere come muoverci. Come vi ho già detto, voglio raccogliere gli ingranaggi del tempo. Come facciamo? Mi preoccupa un po' il fatto che nella regione in cui viene rimosso l'ingranaggio del tempo, il tempo si ferma. Davvero è solo una situazione temporanea? È così, non appena gli ingranaggi del tempo saranno posizionati al loro posto nella torre del tempo, tutto quanto tornerà come prima. Bene allora, veniamo anche noi. Veniamo con te, Grovyle. Rimuovere un ingranaggio del tempo causerà qualche problema ai Pokémon che vivono in quella zona, ma dobbiamo arrestare la paralisi del pianeta. E va bene, andremo insieme. Ma si sta facendo tardi e siamo anche esausti per tutte le cose che abbiamo fatto. È meglio che stanotte ci riposiamo. Partiremo domani mattina. Chimchar non è qui. Sarà fuori? Cos'hai? Non riesci a dormire? Già, stavo pensando. Pensavi a Dusknoir? No, non a quello. Certo, scoprire che siamo stati traditi fa male. Ma sentendo quello che ci hai detto prima, Grovyle, mi sono reso conto che quello che diceva Dusknoir nel futuro era la verità.
E mi ha fatto capire che Diego veniva davvero dal futuro. Pensavo a queste cose. Ehi, guarda Grovyle! Il sole! È la luce del sole! È bello, vero? Sì. Forse è perché siamo stati così tanto nel futuro. Non mi ricordavo che l'alba potesse essere così rigenerante. Il sole si alza e poi tramonta. Lo diamo per scontato, è naturale che sia così. Ma le cose che diamo per scontate, beh, sono davvero le cose più essenziali e sono preziose. Il mondo del futuro è avvolto dall'oscurità. Venire in questo mondo, vedere il sole per la prima volta, è stata una sensazione incredibile. Vedere tutto ciò ha rafforzato la mia decisione di cambiare la storia, di evitare un futuro di oscurità. Ti volevo chiedere una cosa, Chimchar. A proposito di quando eravamo nel futuro, quando ci siamo trovati di fronte a Dialga, francamente eravamo senza vie di scampo, non avevamo speranze. Ma quando tutto sembrava perduto, tu non hai voluto desistere, sebbene io mi fossi arreso. Cosa ti ha spinto? Come hai fatto a trovare la forza? Beh, me lo chiedo anch'io. Non lo so davvero. Forse però. Forse perché Diego era al mio fianco. Diego? Dai un'occhiata qui. Che cos'è? C'è inciso uno strano disegno. Non ho mai visto nulla del genere. Questa incisione per me è nuova. Questo è il mio frammento antico, è il mio tesoro personale. Il mio sogno è di risolvere il mistero di questo frammento un giorno. Ma ero un tale codardo, non avevo neppure il coraggio di chiedere se potevo fare l'apprendistato alla Gilda. È stato allora che ho incontrato Diego. Diego. Sì, Diego era sempre qui a tirarmi sul morale. E. Beh, la sua presenza mi dava coraggio. Con Diego sentivo di poter vincere ogni sfida. Col tempo sono cambiato. Forse è per questo che sono riuscito a tenere duro senza arrendermi. Va bene, penso di aver capito cosa intendi. Sì, Diego ha un qualcosa che consente a chi è al suo fianco di sentirsi più forte. Io tengo molto a Diego e tu fai altrettanto. Diego ha fortuna ad avere un Pokémon come te accanto. Bene, si è fatta mattina. Dobbiamo cercare di partire presto. Sì. Va bene, allora siamo d'accordo. Prenderemo tutti gli ingranaggi del tempo. Prima cosa, dobbiamo decidere quali ingranaggi del tempo cominciare. Controlliamo sulla mappa delle meraviglie. Vediamo. Credo che il lago sotterraneo sia il posto più vicino. E che ne pensi della foresta arcana? È il posto in cui l'altra volta ho preso il mio primo ingranaggio del tempo. Dove si trova? Qua. È un po' lontana da qui, ma non c'è nessuno come Yuxi a fare la guardia con l'ingranaggio del tempo. Grandioso! Se dovessimo lottare con qualcuno per recuperare un ingranaggio, attireremo l'attenzione su di noi. Ma là non c'è nulla di cui preoccuparsi, vero? Esattamente. Allora, ok, andiamoci alla foresta arcana. Eccoci, siamo all'ingresso della foresta arcana. Eh? Cos'è Grovyle? L'atmosfera sembra diversa rispetto all'ultima volta. No, deve essere la mia immaginazione. Quando siamo pronti, entriamo. Va bene allora, siamo pronti a partire. Andiamo! E siamo dunque alla foresta arcana, che nasconde un ingranaggio del tempo nel suo cuore. Allora, come avete visto, siamo ritornati finalmente nel nostro tempo, nel nostro presente. Siamo scappati a Dialga, è successo tutto così velocemente che ancora dobbiamo praticamente rendercene conto. E qua c'è un Cherrim che passa alla forma sole, si chiama forma sole, questo è Cherrim, non mi ricordo. Proviamo con uno sgranocchio e va subito giù. Non credo di poter reclutare qualcuno in questo dungeon, ora come ora, potrei controllare, forse mi sbaglio. Ho sbagliato, però intendo questo con forse mi sbaglio e infatti non possiamo
Appunto, reclutare nessuno. Qua c'è una gomma verde che potrò mangiare più in là. Una bella mela. E Grovile, se mi fai un KO su quel cherry mi fai un piacere, eh. Forza. Ok, grazie mille Grovile. Vediamo di fare questo dungeon velocemente. Qua c'è un seme, pietriseme, non male, non male. E qua c'è un cadavra. Selva arcana. Cosa? Il tempo qui è fermo. Ma allora non... Poco prima di finire nel futuro con te, Grovile. Yuxi e i suoi amici non avevano fatto una promessa, ovvero che avrebbero riportato gli ingranaggi del tempo al loro posto. Ma il tempo qui è ancora fermo. Questo significa... Significa che gli ingranaggi del tempo potrebbero essere non ancora al loro posto. Lo scopriremo, l'ingranaggio del tempo della foresta era qui da queste parti. Ma questo cos'è? È un ingranaggio del tempo, non c'è dubbio. Ma... Il tempo qui sembra fermo, non c'è vento. Vedi, quelle foglie sono immobili. Il tempo qui si è davvero fermato. Ma l'ingranaggio del tempo è di nuovo al suo posto. Perché allora? Ehi, cosa hai fatto? Qui il tempo è già fermo. Non cambierà nulla se prendo l'ingranaggio del tempo. C'è anche qualcosa di più preoccupante. Più preoccupante? Lascia perdere, andiamocene. E poi Chimchar, c'è una cosa che vorrei che facessi. Di cosa si tratta? Prima di tornare al promontorio Sharpedo dovresti fare una cosa. Vorrei che raccogliessi alcune informazioni a Borgo Tesoro. A Borgo Tesoro? Sì, vorrei che cercassi di scoprire qualcosa. Copri tutto quello che puoi su ciò che sta accadendo adesso qui. Capito, lo scoprirò. Pensano tutti che tu sia ancora nel futuro, quindi... Già, lo so. Se scoprono che sono tornato, scoppierà un putiferio. Cercherò di non farmi notare, di scoprire qualcosa. Conto su di te. Sono tornato. Ho scoperto un po' di cose, come volevi. Che notizie ci sono? Le notizie non sono molto buone. Dopo che siamo stati trascinati nel futuro, Yux e i suoi amici hanno rimesso al loro posto gli ingranaggi del tempo. Erano tutti felici perché pensavano che il tempo sarebbe tornato a scorrere normalmente, ma il tempo in quei luoghi è rimasto fermo. Peggio ancora, questa condizione si sta diffondendo anche in altri luoghi. Davvero? Già, sono tutti molto turbati perché non riescono a immaginare cosa potrà succedere. Grovile, tu sai cosa sta succedendo? Se il tempo si sta fermando su un'area sempre più stesa, può voler solo dire una cosa, che la torre del tempo sta cominciando a crollare. La torre del tempo sta crollando? Proprio così, la torre del tempo regge la struttura temporale, anche il tempo continuerà a fermarsi in zone sempre più vaste. Questa è una brutta cosa, il problema si fa sempre più serio, la paralisi del pianeta si avvicina più velocemente. Cosa? Ma dobbiamo sbrigarci allora! Hai ragione, se non facciamo in fretta il pianeta presto sarà completamente paralizzato. Ormai c'è solo un modo per arrestare questo disastro. Dobbiamo trovare gli ingranaggi del tempo. Poi gli ingranaggi del tempo verranno collocati all'interno della torre del tempo, dove vive Dialga. Ma c'è un problema. La torre del tempo è situata in un posto che si chiama Terra Nascosta. Purtroppo nessuno sa dove si trovi la Terra Nascosta. Ma non c'è tempo da perdere. Hai ragione, infatti credo che sia meglio per ora che ci dividiamo. Io recupererò gli ingranaggi del tempo. Nel frattempo voglio che voi due cerchiate la Terra Nascosta. Afferrato. Ti va bene, Diego? Ok, allora, vi affido questo incarico. La Terra Nascosta dovrebbe essere da qualche parte in questo mondo. Sfortunatamente non abbiamo nessun indizio sulla sua collocazione precisa. Nessuno l'ha mai trovata, quindi dovrebbe essere piuttosto lontana. Probabilmente bisognerà attraversare il mare e scoprire come farlo. Attraversare il mare. Mi spiace, non ho la minima idea di come si possa fare. Conto su di voi. Bene, io vado a cercare gli ingranaggi del tempo. Buona fortuna. Ora, dobbiamo metterci alla ricerca anche noi. Troviamo la Terra Nascosta.
Dunque, da dove potremmo cominciare a cercare? Per cominciare, perché non pensiamo a come attraversare il mare? Beh, già che ci siamo in spiaggia. Non ho nessuna idea. Un modo per attraversare il mare. Non mi viene in mente nulla. Dovremmo cercare la terra nascosta. E io non so neppure da dove cominciare. Dobbiamo fare in fretta, oh! È vero, abbiamo troppe poche informazioni per continuare la ricerca. Non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo trovare la terra nascosta il più in fretta possibile. Dobbiamo trovare la torre del tempo e poi posizionare gli ingranaggi del tempo al suo interno. Se falliamo, il nostro pianeta rimarrà paralizzato. Dobbiamo impedirlo a qualunque costo. E per farlo, beh, non abbiamo altra scelta. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Certo, devo dirlo a Chimchar. Eh? Che c'è, Diego? Andiamo alla Gilda. Vuoi andare alla Gilda di Wigglytuff? Perché? Siamo svaniti davanti a tutti, ricordi? Beh, certo, scommetto che sono tutti molto preoccupati per noi. Anche a me mancano molto. Tutto quello che abbiamo visto nel futuro, Grovyle, Dusk Noir, ciò che abbiamo scoperto riguardo al tuo passato, Diego. Se raccontiamo tutto alla Gilda, non penso che ci crederebbero. Cosa ne pensi, Diego? Pensi che alla Gilda si fideranno di noi? Si fideranno! Lo credi davvero? Allora. Beh. Lo credi davvero allora? Beh, tu dici così, Diego, ma c'è davvero qualche possibilità che ci credano? Voglio dire, sono tutti convinti che il cattivo sia Grovyle. E pensavano che Dusk Noir sia un Pokémon buono, no? Pensano tutti grandi cose di Dusk Noir. Io ho visto il futuro, ma sento ancora credere che quella fosse la vera natura di Dusk Noir. Se decidiamo di dire a tutti la verità, saranno in grado di accettarla. È vero, Chimchar ha perfettamente ragione. Forse se raccontiamo la verità, nessuno ci crederà. Ma. Eh? Dici che dovremmo dirglielo lo stesso? Ma perché? Potrebbero non crederci, giusto? Ma dovremmo dirglielo comunque? Sì, dobbiamo dirglielo. Perché? Cosa ti fa pensare che sia la cosa giusta da fare, Diego? Ci serve l'aiuto di tutti. L'aiuto di tutti. Ora ci sono. Ora ci sono. Non possiamo trovare la terra nascosta solo con le nostre forze. Sì, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Senza il loro aiuto non riusciremo mai a prevenire la paralisi del pianeta. Diego, va bene. Torniamo a casa alla Gilda di Wigglytuff. Chimchar! Torniamo alla Gilda e raccontiamo a tutti la verità. Sono pressoché certo che rimarranno tutti scioccati, ma sono anche certo che capiranno. Torniamo a casa, Diego. Andiamo alla Gilda di Wigglytuff.